Signore e signori, buonasera. Inizia adesso il programma Il Mondo di Yvnet Sommer, presentato da Massimo Martoni. Hello everybody. Now begin the world of Yvnet Sommer, represented by Massimiliano Martoni. Buonasera, benvenuti. Come prima cosa mi preme ricordare che questo evento è possibile grazie alla collaborazione del Foschi Show Film Festival con il Consolato Svizzero di Venezia. È una collaborazione che è nata l'anno scorso in occasione dell'organizzazione di una rassegna di cinema svizzero che ogni anno viene presentata al Consolato Svizzero di Venezia. È una collaborazione che è stata messa in piedi anche quest'anno e speriamo naturalmente che possa continuare. E quindi vi presentiamo questo programma dedicato a un artista svizzero, un artista molto noto in campo anche internazionale, che non è nuovo alla città di Venezia. Nel 2011 un suo lavoro, Dialogical Abrasion, è stato presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. Qualche anno prima, nel 2007, una sua installazione è stata ospitata dal padiglione svizzero nell'ambito della Biennale Arte. È un artista attivo da quasi 20 anni nel campo della produzione di video, di installazioni, di animazioni in 3D, come vedrete, caratterizzate da un uso del digitale assolutamente personale, evocativo quasi, in cui vi è una ricerca della purezza del tratto, una purezza formale, una semplificazione quasi minimale della linea e del disegno. Le sue opere possono essere definite delle opere sculture audiovisive, nelle cui linee semplici e nel cui sviluppo narrativo atemporale e aspaziale, lo spettatore può vivere una personale ricostruzione del mondo, di ciò che lo circonda, e in un certo senso compiere un percorso di avvicinamento ad esso. Il programma di questa sera vede la proiezione di due film. Il primo del 2012 si chiama Verhör der Körper, periferia di corpi, e il secondo, un po' più vecchio, del 2009, Adressen an mögliche Orte, indirizzi di luoghi impossibili. È per me un grande piacere presentarvi l'artista svizzero Yves Netzhammer. Yes, and for me it would be the best to see these two movies, and then maybe afterwards, if there are some questions, then we can try to speak about it. For me it's also very special to show it on a screen. Then normally it's a kind of a combination between installation and movies. Quindi adesso vediamo il film insieme e poi ne parliamo se ci sono commenti a riguardo. Thank you very much. Grazie.